un segreto. Io ho una sorellina che si chiama Lola. Io lo so e tu no, io lo so e tu no. È più piccola di me ed è molto simpatica. Oggi mamma e papà mi hanno promesso qualcosa di speciale per il mio compleanno. Io so che cos'è. Vogliono che sia una vera sorpresa, quindi non mi dicono di cosa si tratta. Ed è un segreto. Non ti piacerebbe sapere che cos'è almeno un pochino, Charlie? No! Meno male, perché comunque non te lo dico. Tra-la-la, tra-la-la, tra-la-la. Lola non è molto brava a mantenere i segreti. Sapete, la cosa migliore di una sorpresa di compleanno segreta è che è segreta. Potrebbe essere un nuovo paio di scarpe da calcio. Vai, Charlie! Gol! Wow! Ma non è quello. Oh! Potrebbe essere uno skateboard, proprio come quello di Marv. Sì, è quello. No, non è quello. Lola! Potrebbe essere un giro su una grande montagna russa. Quando sei in cima ad una montagna russa, puoi quasi toccare il cielo. Sì che sarebbe emozionante. Ma non è neanche questo. Oh. Non è nessuna di tutte queste cose, Charlie. Meglio così. Voglio che il mio compleanno sia una vera sorpresa. Già, hai ragione, Charlie. Ed è un segreto molto speciale. Quindi io non ti dirò proprio niente. Io lo so e tu no. Shh. Io lo so e tu no. Shh. Io lo so. Shh. E tu no. Va bene, Charlie, non te lo dirò. Però una cosa posso anche dirtela. La sorpresa... Lola! Shh. È un segreto piuttosto grande, Charlie. Ma significa che dovremo andare... Lola! Shh. Io non dico niente, Charlie. Comunque sappi che non è il più grande dei segreti. Però non è nemmeno un segreto piccolo piccolo. Si tratta di qualcosa che tu... Lola, non dire niente, mi rovini tutta la sorpresa. Ma Charlie, io devo assolutamente dirlo a qualcuno. No! Così ho pensato che l'unico modo di impedire a Lola di dirmelo fosse nascondermi. Vieni, Soren Lorenson. Charlie non è qui dentro. Poi Lola è entrata nella stanza con il suo amico immaginario, Soren Lorenson. Nessuno riesce a vedere Soren Lorenson, tranne lei. Charlie dice che mi è assolutamente vietato dirgli qualcosa della sua sorpresa di compleanno. Però per me è così difficile. Se tu sapessi che avrai una sorpresa speciale e che sarà bellissima, tu lo vorresti sapere subito, non è vero? Posso dirlo a te, Soren Lorenson? Beh, allora, si tratta di... Ma che cosa stavi facendo sotto il letto, Charlie? Mi nascondevo, così tu non potevi dirmi niente, Lola. Ma scusa, come fai a non voler sapere niente? Perché se so cos'è la mia sorpresa speciale, non sarà più una sorpresa. Sì, lo so. Comunque non vuoi che ti dica solo una piccola, piccolissima cosa? No! Tu devi mantenere il segreto, Lola! Oh. Adesso se n'è andato, dimmelo! Lola, per caso hai detto a qualcun altro del mio segreto? No, io non l'ho detto a nessuno. Assolutamente. Beh, non proprio assolutamente. Potrei averlo detto... Ah, sì! E poi l'ho detto... E poi a scuola l'ho detto... E poi a lui.
Ah, anche a lei. Beh, forse sono 9. Forse sono 5. E l'ho quasi detto anche a Soren Lorenson. E a Marv? Lola, l'hai detto anche a Marv? A Marv. L'ho detto no a Marv. Non me lo ricordo, Charlie. Beh, prima che tu glielo dica, posso andare giù da Marv e aspettare lì la mia sorpresa. Tu e la mamma verrete a prendermi da Marv. Ora che Charlie se n'è andato, dimmi subito che cos'è, Lola. Marv? Miam. Sì? Sai qualcosa su un segreto o roba simile? Sì. Miau. Ma è un segreto, non è così. È un segreto, è sempre un segreto. Già. Miau. Vorrei che venissi anche tu, però. Sarebbe molto più divertente, Marv. Miau. Oh, suonano alla porta. È arrivata l'ora della tua sorpresa! Sbrigati, Charlie, sbrigati! Non vorremmo far tardi per vedere... Lola, sta zitta! Ma Charlie... Non dire più una parola, neanche una singola parola! Ma... E Lola dopo non ha detto più una parola. Nemmeno una. Era una cosa buona perché la mia sorpresa continuava a restare tale. Però non era divertente. Sono veramente emozionato. Anche tu, Lola? La mamma ha detto che possiamo prendere un gelato. Quando arriviamo io lo prendo al cioccolato. Allora mi è venuta un'idea. Ok, e se cercassi di scoprire cos'è la mia sorpresa di compleanno? Se i miei tentativi fossero stati tutti sciocchi, forse Lola avrebbe dimenticato la mia vera sorpresa di compleanno. Così ho detto. Mi domando se per caso è un viaggio alle antiche piramidi d'Egitto. Quando i faraoni governavano il mondo. A quei tempi non c'erano le macchine per costruirle, così gli schiavi dovettero usare le mani nude. Caspiterina! Qualche migliaio di anni fa. No, Charlie, credo che il tuo segreto sia molto più vecchio di una piramide. Più vecchio di una d'accordo. Allora ce ne andremo a fare un giro su un elefante alto 15 metri? Oh no, la tua sorpresa è molto più grande di un elefante. Quindi è molto molto vecchia e molto molto grande. Ed è? Non me lo dire, voglio indovinare. È un giro spaventoso sul più spaventoso treno fantasma mai esistito. Charlie, la tua sorpresa fa molto, molto più paura di così. Oh, quindi la mia sorpresa di compleanno segreta è veramente vecchia, veramente grande e veramente spaventosa. Sì, esatto. Ma mi piacerà, Lola. Questo è un segreto. Adesso puoi guardare, Charlie. Wow! Un museo dei dinosauri! Il Tyrannosaurus Rex! Il più vecchio, più spaventoso e più grande di tutti i dinosauri! Wow! Wow! Ah! Sì! Marv! Sorpresa! Buon compleanno, Charlie! Ecco, tieni! Wow! Questa è la miglior sorpresa di compleanno di tutti i tempi. Perché io ho mantenuto il segreto. Sicuramente perché tu hai mantenuto il segreto, Lola. Wow!